Stiamo arrivando a Parigi 2015 per vincere la sfida del clima. Si può ancora vincere e quanto è importante arrivare preparati a questa conferenza mondiale? Si può ancora vincere, ma i tempi si stanno facendo stretti. Il trend in cui siamo inseriti ci porterebbe a un aumento di temperatura superiore ai 4 gradi, che la Banca Mondiale ha studiato come con esiti drammatici per il clima. Per rientrare nella traiettoria dei 2 gradi bisogna fare molto di più. Gli impegni assunti dai governi alla vigilia di Parigi sono assolutamente insufficienti. Bisogna rientrare nella traiettoria dei 2 gradi e muoversi verso una riduzione che porti, nell'ottica della giustizia ambientale, a un'equa ripartizione pro capite delle emissioni di gas serra, tenendo conto che la parte più povera del pianeta è anche quella più colpita dalla crisi climatica, è quella che ha meno possibilità di difendersi e che rischia di più. Quindi contrastare la crisi climatica significa anche fare un passo avanti nella giustizia a livello mondiale.